Ciao a tutti ragazzi, sono SilvedX. In questo nuovo video vi voglio. Vi ricordate quando nella puntata scorsa vi ho parlato della Liga Gran Turismo? Beh, ho deciso di farla. Così chiudiamo subito questa serie. Ma non perché mi sono scocciato, però per finirla così. Allora, campionati nazionali giapponesi. Anche se c'è scritto nazionale giapponese, posso partecipare con qualsiasi tipo di vettura. Che sia sotto i 197 cavalli, naturalmente. Io c'ho la Mugen Accord, questa qua. La potenza della vettura supera quella specificata nel regolamento, non posso farla. Dovrei fare tutte queste gare qua. Vediamo se ogni puntata riuscirò a farle. Una 150, 190. Con questa posso partecipare a pennello. Forse riuscirò anche a vincere. Però saranno molto difficili. A quanto ho letto, a quanto mi ricordo, eh. Allora, questo è il campionato nazionale giapponese. Posso fare questa gara tranquillamente. Posso fare anche quelle italiane con le auto giapponesi. Ma che cazzo se ne fotte? Qua il regolamento è libero. E quindi facciamo quelle giapponesi. Cominciamo. Non ho fatto nemmeno le patenti prima. E le farò dopo, più avanti. Cioè, nella puntata. Allora, cominciamo questa gara. Sempre due giri. Sarà. Questa gara è Mudfield Racing, una cosa del genere. Non so leggerla. Allora, sono tutte macchine di merda. Su, io ho l'auto potente. Non è che sono proprio macchine di merda. Sono macchine di merda, sì, però sono potenti. Sono modificate. Oddio, non riescono a raggiungermi. Cioè, quella, guarda, è una Nissan Micra. Però, cazzo, riescono a tenere per un po' il mio passo. Ma questa è l'auto che ho vinto l'ultima volta. Scusate se parlo a raffica e vi posso rompere altamente i coglioni. Però sono un po' nervoso. Sono un po' nervoso per fatti personali e cazzate varie. Ma a quanto pare non riescono più a tenere il mio passo. No, no, riesco a tenere il mio passo, cazzo. Allora, questa gara non la faccio dai tempi di Gran Turismo 3. Aia, aia, ok. Gran Turismo 3 è un altro gioco di merda. C'è da frenare qui. Mi sa che questa gara arrivo primo. Credo che nella prossima no. Questo tutte auto giapponesi, la Nissan Micra e le altre merdine piccoline che possiamo vedere. Non potremmo mai vedere in Italia. Sempre se qualche riccone giapponese non viene qui. Tranne la Nissan Micra, il resto sono tutte strane. C'è un laghetto in PNG. Con un modello 3D fatto male. Là in fondo. Allora, Autobox. Wow, che curva! C'ho mal di testa? No. Oddio, cioè, riesco a tenere il mio ritmo. Ho paura che questi mi superano. Ve l'ho detto io. Io perché vado a pennello con da potenza. Se avrei preso una. La potenza. Se avrei preso una macchina più lenta, non ce l'avrei fatta. Cioè, sarebbe stato più difficile, più faticoso. Sì, ragazzi, questi campioni. Questa è la Lega. Siamo ufficialmente nella Lega Gran Turismo. Gli eventi, quelli erano gli eventi stagionali, così, che non servono, servono solo a farti vincere le auto. Ora abbiamo queste qua. Ah, se vinco questa gara non dovrei vincere nessuna vettura. Ora non ricordo che non vinci un cazzo. Infatti rimasi di merda quando ero piccolo. In pratica non vinci un cazzo se fai questa gara. Mi ricordo che era così. Spero che non lo sia, ma sicuramente lo sarà. Se no posso fare tutte le cose di classe B con adesso. Invece di fare 3 a puntata, perché forse non ce la farò, farò sempre 3 a puntata. Però, per esempio, adesso siamo nella lega giapponese. Mo' la prossima gara la farò nella lega italiana o nella lega inglese. Però sempre di classe B con 195 HP di massimo. Cioè, avete capito? Poi, quando avrò finite tutte le prime, farò la seconda e poi le terze. E non prolungherò le puntate, saranno sempre le stesse, però è giusto per farlo così. Invece di non saper che fare, io posso fare la liga. E sempre però l'obiettivo di modificare l'auto ci sta ancora, di farla potenza. Ah, sta micra mi sta venendo addosso. Ma non è una micra, è un'altra macchinina di merda che si può vedere solo in Giappone. Guardate come si è spinta, oltre i limiti del destino. Oltre i limiti dell'impossibile. Ah, abbiamo finito questa gara, ci mettiamo tutti quanti a festeggiare. Yeee, yeah, yeee, yeah, tutti quanti, eccoli là, ho finito la gara. Ed ecco che ritorno lì. Proprio fiera. Allora, official timer, Nissan Micra, Daihatsu, Mazda, Nissan Micra e così via. Infatti la Nissan Micra, spacca i culi quella Nissan Micra. Allora, ci abbiamo qua bonus 4000. Ah, cazzo, questi soldi mi servono, eh. Non ho vinto nessuna vettura, infatti mi ricordavo bene. Ora facciamo la liga inglese, sempre quella da 155 e così via.
51 fps per il gioco. Ok, ora si è rallentato. 295, allora. Ah no, il campionato nazionale francese. Daisy Roads, c'è bisogno della macchina più potente. La dovrei andare a cambiare, cioè, ma alla fine sembra la stessa cosa. Ah, 197, Roma Short Course, Italia, Italia, contro le macchine italiane. Vediamo a che cosa, a che limiti sono arrivate le macchine italiane. Basta che non se ne escono con Fiat 500 adesso. Anche se sono capaci. E di fatti non è così. Allora, c'abbiamo una Fiat Barchetta, una Fiat Punto, la Lancia Y. No, la Fiat GTV. È una Alfa 147. No, Alfa 156. No, che cazzo è questa qua davanti a me? Non mi ricordo. Comunque sono tutte auto che possiamo vedere. Potevamo vedere nel 2000. Negli anni 2000. Ora siamo negli anni 2010 e qualcosa. Perciò non sono più rare trovarle. Però sono tutti veicoli che possiamo trovarli a Roma facilmente, andando a Roma. Così. Veicoli pure se, soprattutto se le troviamo auto blu. Così. Quella celeste assomiglia quasi a un politico. Anche se quello è politico, è blu, però. Anzi, no, la mia è dei politici, guarda, è tutta blu. I politici giapponesi. Le auto blu. Wow, ma ha spinto, no. Cazzo. Vabbè, so anche io che ho frenato male, però. Cazzo, eh. Cazzo, gli italiani proprio. A torre luce, a tare a luce e vino le prendono le cose. Però sta Fiat Punto, mamma mia. Quella nera spacca i culi. Allora ci buttiamo. No, non mi sono buttato male addosso. Non posso far del male alla Fiat Punto, forse non capite. È la mia vita quella cazzo di auto. Le voglio troppo bene. Però butto il freno troppo forte. Uso troppo forte sul freno. Se io mi metto in scia e poi facessi un sorpasso senza toccarlo, io l'ho toccato lo stesso. Cioè, ma perché si vede in dettagli? Cioè, è vero, si vede in dettagli bassissimi proprio, nonostante sia vicino. Si vede in dettagli bassissimi. L'Alfa GTV. Cabrio, cabrio, diciamo Alfa GTV Cabrio 1900 e qualcosa. Se si leva davanti i coglioni forse riesco a superare. Io quello non frena. Ah ecco, mo ho frenato con la Fiat Punto. Cioè io con le auto giapponesi contro le auto italiane qui. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. 25 fps va il gioco, va 25 fps. Una velocità. Non mi ricordo più la parola. Una velocità stabile. Dovrebbe essere questa la parola che mi ero dimenticato. Ma perché fanno le gare sul marciapiede? Ma che cazzo? È vero che l'Italia è degradata, ma non fino a questo punto. Fare le gare sul marciapiede. Dai. Cioè, la vogliono proprio morto questo paese. Ho sbagliato tasto. No, l'ho sbagliato tasto, mi stavo appoggiato male. Dai, ce l'ho fatta. Giro 2 di 2, è solita puttanata così. Fiat Bacchetta, Lancia Y. Non è la Lancia Delta, non so. Ah, l'Alfa 166 e l'Alfa Spider GTV. Allora, il GTV è simile. Mamma mia, non mi ricordo nemmeno le macchine italiane. Mi sa che con questo tutta la liga mi devo fare con questa auto. Dai, però ci stiamo a un buon punto, dai. Successivo, continua. Continua. 50 fps. Facciamo. Iscrivetevi. Quelli giapponesi? No, sono troppo potenti. Quelli inglesi? No. Quelli inglesi. Dai, Trial Mountain. Lo sapevo che era Trial Mountain. Lo sapevo, guarda. Lo sapevo, lo sapeva. Lo sapevo. Trial Mountain inglesi. Per forza. Trial Mountain è un'altra gara che mi sta sul cazzo. Da quando l'ho conosciuta? Da quando avevo 2 anni, mi sta sul cazzo. Mamma mia, la Mini Cooper, la macchina di Mr. Bean. Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo questa gara. La detesto. Mi è sempre stata sul cazzo perché sbanda troppo facilmente l'auto in questa qua. E tutti si buttano. Perché tutti rossi l'auto? Perché c'avevo tutte le macchine rosse? Io c'ho solo quella blu. No, mi sento male. Sto male, sto male. Poi abbiamo una Mini Cooper qua davanti. No, tutte rosse sono. Ma che hanno? Sono emozionate, tutte rosse. La MGF qua, MGF si deve chiamare questa, boh. Ma una gara che mi è sempre stata sul cazzo, mamma mia. E pensare che io ho fatto la gara Endurance su questo. Ci ho fatti 300 miglia, quanti? 200 km, non ricordo male. Comunque era una gara che durava 60 giri all'incirca. E la persi pure. L'ho persa pure. Quella cazzo di gara l'ho persa pure. Ero arrivato secondo. Allora avevo buttato tutta puttana. Cioè non ce la facevo. Poi questa curva che vai a sbattere qua. Guardate se.
Dai, per poco non sono andato a sbattere, meno male. Poi qua che si va dritto, madonna. Allora, qua gli alberi buggati, ma quanto tempo che non la faccio. Nell'ultima versione di Gran Turismo è tutta soleggiata questa gara, invece qua era più piovoso, cioè aveva questo clima piovoso inglese. La cosa mi piaceva molto e continua a piacermi. Notare che Gran Turismo c'ha più gare finte che gare ufficiali. In questo gioco solo l'unica gara ufficiale che esiste veramente è Laguna Seca. Il resto sono tutte copiate, stracopiate, stracopiazzature di altre gare. Ecco che la Lotus Elan mi supera. L'auto è un mostro, quella l'auto è un mostro questa qua. È un mostro di auto, devi solo saperlo usare. Perché poi stanno due modelli, uno più schifoso dell'altro alla fine. Però sono sempre dei mostri di auto. Allora, mi ricordo che quando avevo un'auto più potente, se si leva sta Mini Cooper, ve lo faccio vedere. In pratica questa curva la tagliavo per non buttare il freno. Anche se la... ecco, qua si vola. Qua volavo con la macchina, alla fine avevo vinto la gara, avevo vinto. In pratica per non buttare il freno tagliavo quella curva. È solo forse l'unica cosa bella di questo circuito. Però questi dossi li odio, li odio. Questi tortuosi dossi, le tortuose montagne della Trea Mountain. Ecco che esco fuori strada in questa curva, cosa normalissima. Eppure clicco il freno, che cazzo non funziona. Qualcosa mi dice che è più difficile di quanto pensassi. Gira cazzo. Ok, fatto. Non si vedono nemmeno le scritte sull'auto. Cioè si leggono solo dei puntini così. La targa, non si capisce che cazzo sta scritto. Sto leggendo la targa, non sto guardando la strada. Non è che sto leggendo, sto cercando di capire. Questo è l'alfabeto per i ciechi, per quelli ciechi, quando toccano il tatto, che funziona il tatto, quelli tattali, che non so come spiegarvelo, ma spero che abbiate capito. Allora, il miglior giro è 187 km. No, il miglior giro è 1,55.508. Stiamo andando a 187.59 km/h. Il record non lo so quant'è, perché non l'ho mai fatto. Però che c'è anche il record. Quindi, che è il trenino. Il trenino Thomas. Sì, io sono quello blu e loro sono i vagoni. Quindi il record sta pure sto. Ma dai. Pure con i record. Io non ho detto, detesto fare i record. Oh, non mi supera. Re, non ti prego, questa gara non voglio perdere. Sennò la prossima volta la devo rifare. Che palle. Ti prego, non voglio perderla. Vi prego, non voglio perderla. Sennò la prossima volta mi tocca rifarla. Oh, laggato incredibile. Laggato incredibile. Siamo arrivati primi, meno male. Spero che la Lega arrivi sempre prima. Sennò mi tocca rifarle poi certe gare. Allora, official time è Rover Mini Cooper MGF, MFG, MGF, Lotus Elan, tutte rosse così. Queste auto inglesi di merda. Però ho vinto i big money, dai. I big money vengono premiati. Guarda, lo sforzo viene premato. Però se non sbaglio, se vinco tutte e tre di fila, cioè no in questo caso. Però se vinco tutta la Liga Italiana, per esempio, vinco una vettura. Se vinco tutta la Liga Giapponese, vinco un'altra vettura. Ora non ricordo molto bene. Però è arrivata l'ora della... è arrivata la patente time internazionale C. Ma è vero, ho vinto l'internazionale C, devo fare la B. Mamma mia, Smoky Mountain. Questa è sulla Terra. Questo circuito è sulla Terra, perché lo sto facendo? Impresa relicare, infatti, una vettura da terra devo utilizzare per questa impresa. Infatti, impresa, la macchina si chiama anche impresa. Mamma mia, che mo. Questa, con quest'auto ci ho passato le giornate. Questa sì che è buona per il rally, cioè, questa è una delle migliori, forse, in circolazione. Dopo la Suzuki Escudo, Pike Speak, non so come cazzo dirla. Poi, se ve la farò vedere, andrò apposta nel concessionario Suzuki a farvela vedere. Intendere che macchina intendo. Nintendo, che è la macchina migliore del gioco a mio parere, perché basta che vai dritto e fa le curve. Poi la vedrete. Però questa sicuro la maggior parte delle gare da rally la riesco a vincere. La prossima è Lancer Evo Rally Car 4, questa è 4x4 sempre, infatti non sbandano. C'è un'accelerazione fantastica. Ah, ecco, questa è Tahiti Maze, mi ricordo. Tahiti Maze, la gara Tahiti Maze. Ah no, questa è Tahiti Circuit. Non ricordo più i nomi delle gare. Quindi questa era Tahiti Circuit. Ora ricordo, sì. Si faceva così, in pratica qua sono tanti drift che si fanno, che non verranno mai bene. 20. Dai, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta a prendere il Bronzon. Ok.
Non riesco a leggere le scritte sulla macchina. Ma fa niente. Mitsubishi FTO GPX, questa mi piaceva. Mi piaceva questa qua, sul Gran Turismo 1 la usavo molto. Non proprio questo modello, era un modello senza spoiler posteriore, però la velocità era sì, era la stessa, era. Questo è il modello più stradale, diciamo. Poi c'era quello modello con lo spoiler alto, proprio tuning, una bestia. Ma alla fine era solo lo spoiler che cambiava, cioè è il prezzo, cioè alla fine quella era. Un po' come le Nissan che abbiamo comprato, una Nissan Silvia nella prima puntata. Un po' come quella, sì. Arrivo. È Frina, proprio fiera Frina. Allora, argento ho preso, mamma mia. Se non era per quello di prima facevo una tripletta d'argento. Ne faccio un'altra, dai, NSX Type S0. Questa è dorata questa macchina, no, marrone. Me lo sento, marrone, infatti marrone, bronzo. Allora, questa macchina mi è sempre stata sul cazzo. Però me, nello stesso tempo mi piace. Però mi è sempre stata sul cazzo. Forse nella prossima puntata vi racconterò un racconto di quando ero piccolo. Sempre ricorrente a quest'auto, però il modello da corsa, se mi ricordo di dirvelo. E ora 23, 24, 25, 400, cazzo, il bronzo ho preso. E ragazzi, per questa puntata è tutto. Che vi posso dire più? Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao.